Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, ragazzi. Oggi porteremo il Leopard 2 a 7B, uno dei migliori carri armati del gioco. Probabilmente meglio di lui, al massimo troveremo l'STR V122B, ma ragazzi, parliamo dello stesso carro, soltanto che questo è ancora più corazzato perché c'ha tipo delle protezioni laterali. Però diciamo, nel complesso parliamo sempre dello stesso carro, quindi non vi preoccupate. Insomma, parliamo di uno dei migliori carri sia a livello di protezione che mobilità. Sicuramente è più pesante del precedente, infatti il precedente va leggermente più veloce, però ragazzi, questo è veramente il top del top dei carri armati tedeschi, ma anche è migliore di altri carri russi, americani. Cioè, compararlo tra un T-90 e un Leopard, non so chi tra i due potrebbe vincere, ma secondo me il Leopard avrebbe la meglio. Comunque ragazzi, oggi non ci perdiamo in chiacchiere, guardiamo velocemente le caratteristiche di questo carro, perché a differenza di molti altri vi faccio notare, diciamo, quale dettaglio hanno curato, soprattutto per la protezione dell'equipaggio, perché fa tutto, diciamo, è molto stile Merkava, nel senso tendono ad abbondare moltissimo con la protezione, in modo tale che qualsiasi tipologia di minaccia, qualsiasi membro è al sicuro all'interno del carro. Partiamo dal pilota, che è sicuramente coperto dalla testa ai piedi. Guardate, neanche i piedi escono, al massimo il tallone, ma chi se ne frega. È protetto a ore 12 da qualsiasi tipologia di minaccia, e devo dire che è veramente ottimo. In torretta poi ovviamente è impenetrabile, a meno che non vi sparano in verticale sulla torretta, ma è veramente improbabile. Insomma, è un carro veramente tosto da uccidere, ha più di un metro e mezzo di corazza. Solo su questo fianco qui abbiamo all'incirca, quanto ha? 585, insomma siamo sui 600 millimetri di corazza, senza aggiungere quella inclinata, ragazzi, quindi c'è altra corazza aggiuntiva, e poi anche sui fianchi, che è tanta roba. Ecco, l'unico punto debole sicuramente del carro sono i fianchi, però ovviamente saprete, quando arriverete a questo carro, che il fianco di un Leopard non si mostra mai al nemico, quindi cercate sempre di stare un attimo nascosti. A livello di, ovviamente, depressione, questo carro è uno dei migliori. Guarda, meno 9 gradi, quindi non c'è bisogno di scollinare, semplicemente va in visione del capocarro, punti, spari, ciao. Anche a livello verticale alza abbastanza il cannone verso l'alto, insomma abbastanza flessibile in molte cose. Sicuramente anche la velocità della torretta è molto ottimo, il tempo di ricarica non è dovuto da un autoloader, perché qui c'è il servente proprio che appunto prende e ricarica il proiettile, quindi appunto sicuramente è più veloce di un classico autoloader, però se vi fanno il servente sicuramente il tempo di ricarica poi tenderà ad aumentare, quindi cercate di mantenere sempre la crew, con tutta la crew viva. Ora non ci dilunghiamo più di tanto. Ovviamente ragazzi, a livello di mobilità sì, è leggermente meno mobile, però ha sempre un'ottima retromarcia di 27 km orari, quindi per togliersi da situazioni scomode è veramente ottimo. Insomma, non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito. Guarda, un gorgo sulla strada. Oh madonna, che fortuna. Che fortuna. Col tempo inizia a capire sempre di più che il telemetro sulle breve distanze, ragazzi, perdete più quel secondo per telemetrare che fare tutto. Oh, lo sento. Vabbè, non la vedo. Wow. Ci hai provato, amico mio? Andiamo.
Ciao amico. Oh, ce n'è un altro, ragazzi, non lo vedo. Ok. Praticamente stiamo andando a casa loro, vi direi di indietreggiare un attimo. Ok. È in una sola direzione questo gameplay, verso il loro spawn, ragazzi. Vediamo, segue la stessa strada lui. Non ci starà guardando. Indietreggiare. Ok, ha fatto J-out, va bene, l'ha capito. Ricarica. Ah, lo vedo il tipo. Aspettiamo che il tutta quella nube lì ci fa vedere in maniera nitida. Come cingolo, ma che senti? Ok, top. Poi il problema dell'autoloader è che almeno se tu vai incendio e spegni l'incendio, tu... cioè lui continua a ricaricare, invece qui il servente deve appunto aspettare che spegne l'incendio e poi ricarica. Però nel complesso, ragazzi, c'è un compromesso che più o meno io non accetto. Però ci sta, dai. Dopo che ci... cioè devi giocartela un attimo più calma e sperare che riesci a spegnere l'incendio, che nessuno nel frattempo ti faccia fuori. Qui ovviamente ora stanno tutti sullo spawn. Dimmi tu se ha senso. Oh, andiamo, una Vulcan. Ok, siamo a 6. Ecco quando vi dico che è uno dei carri più forti, perché veramente, cioè, non ce n'è per nessuno. Oh, eccolo, un peccato. Sarebbe stata la settima kill, però ci sta, dai. Questo era un su 25. L'hanno già fatto fuori quel su 25? Non proviamo noi. Dai, proviamoci, dai. Ha un ottimo alzo, dai, però non è mai abbastanza. Sì, è veloce, ragazzi. Dai, ricarica. Vedi, il tempo di ricarica ora è aumentato. Ok. Cosa ci hai fatto? Il motore. Il resto, tutta la crew è al posto suo. Ma sì, proviamo la stamimetica marrone. Forse anche più carina, devo dirti. Ma no! Ricarica. Ah! Io il tempismo, abbiamo due tempi veramente diversi. Oh, sì, era un T90M quello che è saltato, signori.
L'avete visto con i vostri occhi, sì. Push, guarda da là. Sì. Io interpreto il tedesco a modo mio. Ah, ce n'è un altro! No, era un cinese. Vabbè, dai. Pazienza. Oh, eccolo un altro. Ah, ma era un alleato, no? Era troppo preso dall'eccitazione. Scusatemi. Tu spari da là. Ah, ok, mi ha dato l'assist di quello che ho miseramente mancato. Ti do una mano solo perché devo fare il video. No, bugia, do sempre una mano agli altri, ragazzi. Quando posso, ovviamente. Ma che cazzo guarda su? Guarda giù. Beh, vabbè, dai. No, vabbè, non aspettano neanche per cappare, ma io non ci credo, gli ho dato una mano assurda. E così mi vengo ricompensato. Ok. Oddio, dov'è? Ok. Era un altro T90M, probabilmente quello di prima era lo stesso, non mi ricordo. Non ti posso aiutare, anche io sto riparando. Questo va a fuoco, buon anno. Cazzo me la. Americano? Era lo stesso? No, era un altro. Stai buono, stai buono. Ma dai. Ma pure da un'antiaerea vecchissima. Vabbè, perché a scuola non si batte mai. Meno male che te l'ho sparato prima che ti facesse fuori, amico mio. Tu ce l'hai ancora 12, non dubbio si dovessero spararti. Perché non mi fa riparare? Vabbè, sto gioco ogni tanto è rotto. Ok, provaci l'anno prossimo. L'equipaggio sta bene. Non so come abbia fatto a mancarlo, ma vabbè. Dai, ripara. Sì, sono tutti nemici lì. Vai. Che significa? Che stanno a stiva munizioni? Ok, ragazzi, se non parlo è perché devo essere concentrato a non farmi uccidere. Cosa gli ho fatto? Cingolo? Non so neanche che cavolo sia, probabilmente un Abrams. No! Abbiamo ordinato all'equipaggio di mettere il cappotto, mi fa parecchio freddo. Eccolo.
Dai, dai, ricarica. Bellissimo, è stato bellissimo questo colpo. E questo da dove l'ha sparato? Questo? Il TKX è veramente pericoloso, ragazzi. Autoloader di 4 secondi con un cannone da 120 mm. Direi che è abbastanza devastante già di suo. Non mi dispiega sta cosa. Ma dai. Ma non posso neanche sparare, mi ho fatto la culata. Oddio. Oh, è quello? Cioè, ragazzi, nessuno si è accorto di questo. No, vabbè, assurdo. Stiamo facendo acqua da tutti fuori, ragazzi. Raga, non lo vedo, dove cavolo è? Colpo, vabbè. Ricarica, ricarica. Che cavolo è? Non lo vedo. Dove ora? Non si vede più nulla. Ora ce la prendiamo con questo. Cioè, io stavo a sparare a quella, vabbè. Oh! Non ce la faccio più. Oh, scusa, dammi una mano, visto che ci sei. Piano piano, piano piano, è veramente una guerra di logoramento questa. E stiamo perdendo anche. Che non è una cosa buona, no, non buona. Dai, ricarica. Dai, dai, ricarica. Ci metti una vita per ricaricare, amico mio. Ecco, se togli l'albero davanti. Dai. Fermo, ho visto qualcosa. Sta riparando quello, sì. Fermo. È troppo coperto, dobbiamo aspettare che esca. Dark Mammoth. Oh, e vamos. Ok.
Oh, eccolo, eccolo, eccolo. Ma se io ho mirato lì, perché tu mi spari sopra? No, vabbè, questo è il nuovo mistero del gioco. Ok, le abbiamo fatto la canna. Ma cos'è che stiamo portando avanti? Dai! No, questo era un altro. No! No, 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 veloce, veloce, gira, 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 dove cazzo è, dove... Sbalzo orizzontale, questo ci può ancora sparare. Ecco, infatti. Che rabbia, ragazzi, che rabbia, che rabbia. Oltre perché, cioè, nessuno guarda da quel lato, cioè, sembra come se sono tutti concentrati nel guardare... altrove. Qua abbiamo un aereo che sta andando a bordo nella stratosfera. Cos'è qualcosa? Abbiamo i cinesi. Quindi potrebbe essere un J-11 o un MiG-29. J7H? Non lo so, lo scopriremo tra poco. JH7? Sì. Quell'aereo ha un'ottima visione termica per poter bombardare, però in questo tempo non è possibile farlo. Non capito perché è andato così in alto. Vabbè. Oh yes, via, 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 via. Vediamo se il nemico ha qualche elicottero. Sì, infatti. Ok, è andato. Noi abbiamo missili che proiettili antiaerei. Sicuro avranno la Panzer, che è veramente amara per... Infatti ci ho già sparato un missile. No, no, il carburante ce l'abbiamo, quindi possiamo andare. Sono perso qualcosa, vediamo. Allora, andiamo sull'eliporto, vediamo se c'è ancora. Oh, c'era un gripper. Oh, c'è un elicottero, ragazzi. Sì, andiamo, andiamo. Via, 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 via. MiG 21, sincero, non l'ho mai giocato. Potrebbe essere un primo gameplay MiG. Vabbè, si è rincoglionito il missile. Gli R60 appena vedono un flare dicono no, 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 no. Non spari, non spari. Ma quindi dobbiamo andare a ricaricare? Veramente male, ma male. Anche perché con questo portiamo soltanto due razzi, quindi non possiamo fare molto.
Boh, aspetta, ho visto qualcosa. Sì. Oh, cavolo. Dai, forza, 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 forza. Dai, no, no, non me li fate fuori tutti. Beh, va giù? Ok, sì, andiamo, via, 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 via. Ci stanno sparando addosso. Eccolo, ti pareva. Era un Adaz, ok. Vabbè, ragazzi, mi dispiace. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente è stato un video molto for fun, per divertirci, anche perché questo carro è veramente divertente, però ho trovato già un piccolo problemino. È un carro che va subito a fuoco, qualsiasi cosa gli puoi sparare, ovviamente non sempre, cioè è molto resistente. È uno dei carri più tosti che possiamo trovare nel gioco. Però ho trovato il suo competitors, che è praticamente il TKX. Ragazzi, quel carro, oltre che ha un autoloader, quindi è molto più veloce di lui, è bello resistente, o forse sono stato io sfortunato che, diciamo, l'ho trovato in situazioni in cui lui era più avvantaggiato. Però, vabbè, lasciamo stare. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e soprattutto un commento se, appunto, il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo molto presto in un prossimo video e voglio augurarvi un buon anno. Divertitevi, ragazzi. War Thunder è un posto dove divertirsi. Mi raccomando, se non sapete dove andare, venite in Skull. Siete tutti i benvenuti. E quindi, niente, noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao, ragazzi.